Ben ritrovati, sono scesi in piazza per mostrare il loro dolore, ma anche la rabbia che continuano a vivere. Sono i familiari delle vittime della strada che hanno marciato attraverso il lungomare di Napoli per chiedere di fermare quella che ormai obiettivamente è una strage di pedoni. Hanno mostrato dei cartelli, sono stati affiancati dal deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, hanno chiesto ancora una volta giustizia, una risposta che spesso si arriva, mortifica anche e soprattutto chi non c'è più. E Borrelli lo ha rimarcato in maniera molto forte. Era stato ucciso in modo vigliacco da uno che l'aveva investito sulle strisce pedonali a pianura ed era fuggito. Quanto ha avuto di condanna quello che ha ucciso? 3 anni e 8 mesi. Allora, uno ha avuto 5 anni perché si sono impuntati, l'altro ha avuto 3 anni e 8 mesi. La signora ha avuto la famiglia sterminata e gli assassini che hanno sterminato la sua famiglia gli hanno dato 3 anni e 8 mesi e 5 anni, avevano chiesto 2 anni all'inizio. E le famiglie delle vittime della strada, lo voglio ricordare a tutti, abbiamo avuto la nota ufficiale, hanno sentenziato, hanno scritto pubblicamente, purtroppo, e hanno fatto un appello a noi parlamentari dicendo che il nuovo codice della strada è una strage annunciata per le vittime. Perché? Perché permette di aumentare i limiti di velocità e riduce le possibilità di fermarli, riduce la possibilità di mettere autovelox e la possibilità di mettere dissuasori. Questa è la nuova norma. La norma è ammazzateli. Altro che diritto alla privacy. A un certo punto mi è arrivata la comunicazione di alcuni soggetti che si sono qualificati come avvocato dell'assassino, che diceva diritto alla privacy, levate quelle immagini, si sente male quando le vede, si doveva sentire male quando faceva le impennate con lo scooter, con la moto a tutta velocità senza patente per farsi un video su TikTok, non dopo che sono state pubblicate le immagini, tra l'altro da lontano. Altro che diritto alla privacy, è il diritto di Elvira, dove stava? A vivere. Non c'è il diritto di Elvira a vivere, giusto? C'è solo il diritto dei delinquenti. C'è solo il diritto dei farabutti, c'è solo il diritto di chi può ammazzare il prossimo e farsi pochi mesi di galera. E adesso con le nuove norme potranno fare anche di più, potranno correre di più. Questo è quello che potranno fare, potranno correre di più. Ci saranno meno dossi, meno autovelox, così il ministro Salvini sarà contento. Potranno correre a tutta velocità. Questo è il risultato, questo è quello che vogliamo. Onore a tutte le vittime. Ecco, in piazza c'era la mamma di Sara Romano, 21 anni, investita 4 mesi fa a Cavalleggeri, la stessa notte in cui in via Leopardi un'auto ha ucciso Rita Granata, 27 anni. L'uomo alla guida era sotto effetto di droga e alcol. La morte di Sara attende ancora il processo. Fiori sono stati deposti a Piazza San Nazaro, Piedigrotta, via Caracciolo, i luoghi di altre tragedie. E tra agosto e ottobre di 2 anni fa sono stati travolti e uccisi, pensate, Giuseppe Iazzetta, Alessandra Navarra e Elvira Zribra, sorella di Mustafa, investito e morto in bici a pianura 1 anno prima. Per i familiari, insomma, non c'è pace. Sono campagne di sensibilizzazione che servono veramente tanto, bisogna fare un enorme lavoro sul Comune di Napoli ma anche proprio in Italia in generale, oltre alle misure di precauzione che si devono prendere, di prevenzione sulla strada, ovvero dei dossi rialzati, degli attraversamenti che siano veramente visibili, ma credo che principalmente dobbiamo andare a lavorare, il nostro paese deve andare a lavorare un po' più sulla legge. E all'ambito giuridico devono esserci leggi severe e punizioni esemplari, perché non è possibile che queste cose possano succedere e continuano a succedere da anni e anni, ed è paradossale questa cosa. E oggi, con oggi che siamo al 5, sono passati 4 mesi dall'investimento di mia sorella e di Sara. Sara è venuta nella stessa giornata a distanza di pochissime ore, quindi è stata proprio una notte bruttissima. Prima mia sorella e successivamente Sara a distanza di pochissime ore. Infatti quando stavo in ospedale lessi di Sara, è stata veramente una cosa che mi ha scioccato parecchio, perché ovviamente si è instaurata in me la paura di che potesse succedere a mia sorella, cosa che è successa. Vogliamo giustizia per tutto quello che sta succedendo, perché non ce la facciamo più, sono male, perché mi è successo pure a mia figlia e non ci posso pensare, perciò voglio più che vengano più controllate le cose, pure in discoteca quando escono, ci stesse una cosa per, quando escono a guardare se hanno bevuto, così prima di mettere in un'auto guardassero bene le cose, dice no, non si è portata a stare nell'auto. Non è cambiato niente e penso che non cambierà niente.
solo purtroppo che i nostri stanno sottoterra e gli altri stanno... perché anche il ragazzo che ha ucciso Elvira ha avuto 5 anni. Però io ancora adesso non lo so se sta in galera. Non sta in galera. Intanto chi ha ucciso non è in galera, nonostante i comportamenti spesso irresponsabili che hanno causato le tragedie. Lo dice con rabbia il parlamentare Borrelli, che conduce una battaglia anche alla Camera dei Deputati, una battaglia che punta a contestare soprattutto le nuove norme volute dal ministro Salvini. Lo fanno in poche, ma noi continueremo a farlo per onorare e per ricordare, ci laviamo troppo spesso la coscienza. Andare a tutta velocità sulle macchine, sugli scooter, impennare, fare TikTok, fare cose balorde, portare i bambini. C'è una bambina che non può manifestare con noi oggi. È quella bambina che è morta a Giugliano, perché la madre è sciagurata e il compagno della madre, più sciagurato di lei, si sono messi in quattro su una smart appena uscito di galera. Ricordiamo i carcerati, tutti amici, tutti fratelli, una parola per loro. È la parola per la bambina di 8 anni. A tutta velocità su una smart, appena scarcerato, senza patente, senza assicurazione, dentro una macchina con 2 posti, con una bambina seduta davanti. E non è sola, sono migliaia di persone che ogni giorno se ne fregano di rispettare il codice della strada. E non è soltanto, tanto che se succede qualcosa a me, succede sempre agli altri purtroppo. La verità è che succede agli altri. Le istituzioni devono essere più dure. Certo, le nuove norme che vuole introdurre Salvini aiuteranno purtroppo a aumentare i morti, come hanno detto le associazioni che cito testuali. Ma noi ci batteremo fino in fondo, perché qualcuno deve dare la voce ai più deboli. Non si può soltanto dare la voce a chi ha i macchinoni, le grandi moto, corre a tutte velocità, si fa i video su TikTok e poi ammazza qualche innocente. Bene, fin qui insomma l'analisi e l'attacco anche particolarmente coraggioso e determinato di Borrelli al fianco dei familiari delle vittime. Per oggi chiudiamo qui il nostro Fatto del Giorno. Io ringrazio in regia Orlando Materazzo, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.